Una macchina da 300 all'ora non fa quasi più notizia, perché ormai con le auto moderne siamo abituati, insomma, a questo tipo di velocità, però volevo introdurre così la Jaguar F-Type SVR, che gli inglesi chiamano sports car come categoria, al di sopra della quale ci sono le supercar e le hypercar. Quindi un'auto come questa, che in realtà adesso vi faccio vedere in versione Spider, capace di 322 all'ora la coupé, 314 la Spider, insomma, è una cosa che magari diamo per scontata, però sono numeri che fanno una certa impressione. Il motore è sempre il 5000 vuoto con compressore volumetrico, che ha un bellissimo carattere e un gran bel suono, con 575 cavalli, quindi 25 in più rispetto alla più potente F-Type vista finora. Lo 0-100 avviene in 3,7 secondi, la trazione è integrale, il cambio automatico è sempre automarce, e è stata modificata in particolare l'aerodinamica, perché ovviamente per dare la giusta deportanza a quelle velocità. I freni, li vedete, sono carboceramici, e quello che dicevo sull'aerodinamica lo notate soprattutto dietro, con il grande alettone in fibra di carbonio. E adesso cerchiamo di passare dietro le persone, vi faccio vedere anche gli scarichi, che sono in titanio. E già l'F-Type è una delle auto col suono più bello in assoluto, quindi chissà che rumore fa con questi bellissimi scarichi in titanio. Rimane sempre una delle sportive più belle esteticamente, più belle da ascoltare quando passa, e anche da guidare, perché ha proprio una personalità tutta sua.